Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Recep Tayyip Erdogan è il cosiddetto uomo forte, un uomo molto abile da un punto di vista politico, è un leader che ha una capacità di trattativa e anche di fiuto personale e politico nei confronti dei problemi che è superiore a tutti gli altri. Il suo partito ha avuto nel corso di questi 20 anni punte anche del 48%. Erdogan ha studiato una soluzione per cercare di portare al tavolo, così lui vorrebbe, gli stessi leader, sia Zelensky che Putin. Erdogan ha buoni rapporti sia con Kiev sia con Mosca, perché ha fatto accordi sia con Zelensky sia con Putin. È una persona che è riuscita a vendere i droni agli ucraini, che con questi droni sono riusciti a arginare l'avanzata russa, ma al tempo stesso è riuscita anche a non scontentare i russi, anche perché molto abilmente Erdogan non ha varato le sanzioni contro la Russia. Il rapporto fra la Turchia e la Cina è un rapporto di sempre maggiore collaborazione e alleanza. Erdogan e Biden hanno un rapporto piuttosto conflittuale. Detto questo, l'America sa benissimo che la Turchia è fondamentale per riuscire a trovare un accordo fra la Russia e l'Ucraina. Geografica della Turchia gioca da sempre un ruolo fondamentale fra Europa, Medio Oriente, Caucaso, Asia occidentale, Balcani. È un paese che quindi naturalmente riesce a sfruttare la propria posizione. Se alla geografia aggiungiamo anche la politica, cioè il fatto che Erdogan è un leader forte, ambizioso, un mercante naturale che in questo momento sta giocando la sua partita in 10 tavoli diversi, ecco che capiamo che la Turchia in tutto questo è centrale. Direttore, riparto da te, ma...